Bentornati raga, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto per chi è nuovo nel canale. Allora, un altro glitch su Warzone ragazzi, XP infiniti. Come livellare tutte le armi possibili in questo momento, ok? Senza fare una ciolla. Oppure possiamo farlo anche in due, è un po' più veloce. Ora vi faccio vedere tutti e due i metodi ragazzi. Quindi iniziamo con il glitch. Tanto per iniziare ragazzi, invitiamo un nostro amico in lobby. E una volta che l'abbiamo invitato in lobby, andiamo su cooperativa e andiamo ad avviare difensore Monte Zaia. A questo punto aspettiamo che ci carica, dopodiché clicchiamo su schiera. A questo punto aspettiamo che parte la lobby. E una volta che la lobby è partita raga, se voi avete già sbloccato, andate a mettere medico, ok? Così voi che poi andrete a fare il glitch che vi andrò a spiegare, fate più XP e maxate più velocemente. Se no iniziate dal primo, come sto facendo io ragazzi, perché questo account è nuovo, non ci ho mai giocato, il gioco è uscito l'altro giorno. Quindi andiamo a selezionare se abbiamo la possibilità medico, se no ragazzi iniziamo dal primo e maxiamo piano piano. Quindi una volta selezionato partirà la lobby ragazzi, e una volta che spawniamo dobbiamo recarci in questa posizione, guardate bene. Ci scegliamo l'arma che vogliamo livellare ragazzi. Mi raccomando, trovatene una che magari avete già provato, che sapete che vi trovate bene, oppure le fate tutte e non vi frega niente, vi mettete lì piano piano e livellate, perché potete farlo in due ed è più veloce. Oppure ragazzi, potete svegliarvi alla mattina, lasciare in FK, andarvene a scuola e poi quando tornate o a lavorare avete le armi livellate e siete anche saliti di XP e livello personale del giocatore ragazzi. Quindi io andrò a livellare ragazzi il Kastov, dopodiché una volta selezionato andiamo e ci rechiamo ragazzi in quest'altra posizione. Allora, la prima posizione che vi faccio vedere è dentro questa cupola di fronte, non vi potete sbagliare, basta che vi chiudete la porta e accucciate come sta facendo il Grix ragazzi, e ve ne andate a scuola, oppure andate a comprare, oppure andate a fare quello che volete e non succederà nessun tipo di problema, perché ragazzi sono NPC qua dentro, se non fate casino non ci entrano, e saliamo di livello di arma e giocatore. Questo era il primo metodo. Se no ragazzi, il secondo metodo, che è un po' più veloce se avete messo medico dove vi dicevo prima all'inizio, è questo. Recatevi in quest'altra posizione, che praticamente sarebbe il bordo finale raga della mappa, dove c'è la linea rossa, guardate in alto a sinistra, praticamente noi stiamo andando proprio sul bordo, e in questo punto raga c'è una sorta di bug che noi se stiamo sul bordo moriamo, perché ovviamente siamo fuori mappa. Quindi cosa facciamo? Il mio amico, il vostro amico si metterà sul bordo, morirà e noi lo dobbiamo rianimare. Questo possiamo farlo all'infinito ragazzi, prendiamo XP di armi e livello giocatore, e se avete messo medico come vi dicevo prima, fate veramente veloce, nel giro di 20 minuti avete livellato un'arma. Adesso raga vi faccio vedere come quittare il tutto, perché dovete quittare in una maniera particolare. Allora andate in un punto dove sia piano ragazzi e vi buttate una granata sotto al culo. A questo punto moriremo esplodendo. Una volta ragazzi che siamo morti, e come potete vedere una volta tornati in lobby, io sono stato proprio raga 2 minuti neanche, ma proprio neanche, per fare la clip e basta, e guardate che ho fatto 3 livelli dell'arma in 2 minuti. Quindi in 20 minuti maxate le armi al massimo e salite anche di un botto di XP. Quindi ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video se vi sono d'aiuti ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina e sbada bam raga, alla prossima.